anni interminabili a chiederti cosa abbiamo fatto di illegale. Il comune non ha mai chiesto accertamento, non ha mai detto che qui è stata fatta delle irregolarità. Attacchi di panico, di ansia, perché è brutto vivere nel buio. 3 mesi da un figlio, 6 mesi dall'altro, poi venivamo un po' qui e qui eri nel disagio totale. Non chiediamo carità da nessuno, pagando l'allaccio vogliamo la corrente, solo questo. A capire il perché ci hanno dato la residenza, l'acqua e tutto e non l'energia elettrica. Quindi anche il signor D'Angelo può tranquillamente inoltrare con un proprio tecnico di fiducia la segnalazione dei certificati di agibilità. Io come ufficio posso impegnarmi a sollecitarlo in maniera informale data la particolare situazione, però tempi tecnici credo che nell'ordine di qualche giorno sicuramente. Ho fatto una richiesta scritta di circa 2 mesi fa e ancora non abbiamo avuto risposta. Buongiorno anche a Svevo Ruggeri che ci ha raggiunto, grazie, giornalista e scrittore. E vedo collegato con noi anche Francesco Fredella. Allora raccontiamola questa storia, noi ci siamo ritornati, ve l'avevo promesso, soprattutto a Vito e Santina. Monica, a te, ci sono novità? Eleonora, novità sostanziali purtroppo per Vito e Santina al momento non ce ne sono. Noi in questi giorni abbiamo interpellato le diverse parti interessate, a cominciare proprio dal comune, abbiamo parlato con un tecnico, lui sostiene, e qui possiamo davvero dire che c'è il giallo del certificato di agibilità, lui sostiene che serva questo certificato per poter consentire all'azienda dell'energia elettrica di installare appunto il contatore e quindi fornire l'energia elettrica a Vito e Santina. Abbiamo interpellato però anche la curatrice fallimentare, l'avvocata Carabellese, perché ricordiamo che questa villetta, come le altre 4 di questo complesso, sono in mano alla curatela fallimentare. Lei sostiene che questo certificato di agibilità ci sia già, non ce ne sia bisogno di un altro. E allora Vito e Santina chiaramente poi si chiedono anche perché le altre utenze siamo riuscite ad averle subito, come appunto l'acqua e il gas, e per questo per la luce serve il certificato di agibilità. Vito, abbiamo detto l'avvocata Carabellese sostiene che non serve questo certificato, però voi a più riprese comunque avete provato a farlo proprio per arrivare a una conclusione. Ma cosa è successo? Cosa è successo? Che in primo momento non ci potevano ascoltare perché c'era sempre un'udienza di mezzo e perciò. Dopo l'udienza io ho fatto una richiesta al sindaco di poter ricevermi e spiegare un po' la mia situazione. Allora, facendo tutti i giorni o ogni 2 giorni andavo lì per poter parlare col sindaco e non c'era mai, o in riunione, oppure non c'era, oppure diceva di ritornare. Ho fatto una richiesta scritta. Ho fatto la richiesta scritta e l'ho portato al protocollo e poi gli ho portato la copia su che glielo ho dato all'ufficio stampa. Perché Eleonora, c'è da specificare questo, che nel momento in cui Vito e Santina chiamano un tecnico che gli fa un preventivo per poter effettuare appunto tutti i controlli e quindi avere il certificato di agibilità, questo preventivo deve passare però alla curatela fallimentare che se ne occupa e avere la dovuta autorizzazione. Se la curatela non autorizza, ovviamente neanche Vito e Santina, rimettendoci loro i soldi così come da contratto di locazione, comunque non possono andare avanti e quindi è sostanzialmente appunto un cane che si morde la coda in questo senso. Allora sentiamo i nostri ospiti. Alessi, hai seguito questa storia? Sì, ho seguito questa storia ed è una storia spaventosa perché per una volta non abbiamo dall'altra parte dei delinquenti che occupano le case con la violenza, ma abbiamo semplicemente un groviglio di atti di burocrazia che imbrigliano le mani di chiunque. Tutti hanno torto e tutti hanno ragione. Alla base c'è questo fatto che l'immobiliare che ha costruito queste villette
e che le ha messe però in locazione è fallita, per cui stanno fallendo. Dall'altra non danno la possibilità di avere l'elettricità, però casualmente danno invece la possibilità di avere l'acqua piuttosto che il gas, che e peraltro i villetti ce l'hanno, però l'elettricità solo a loro manca, eh? Sì, ma hanno dato a tutti tranne a loro. E questo infatti che qui cadono in un groviglio da cui nessuno riesce ad uscirne, e a questo punto dovrebbe esserci un'autorità comunale che interviene, perché io credo che delle persone che hanno superato i 70 anni e che oltretutto pagano regolarmente un canone, che però mi risulta sospeso fino a settembre 2024, chiedo se è vero poi alla tua giornalista, ecco, dovrebbero essere anche tutelate da un sindaco che interviene in prima persona. No, non è stato sospeso, è stato anticipato con dei lavori che abbiamo fatto nella struttura. No, l'hanno coperto con i lavori. Li hanno pagato. Non è stato sospeso. Noi abbiamo coperto per questo periodo facendo i lavori, praticamente l'abbiamo anticipato inizialmente. Già dati. Assurdo. Fedella. No, io credo che sia tutto assurdo, perché insomma vivere in una casa senza elettricità nel 2024 sembra quasi di tornare nel Medioevo, tutto per colpa di un documento, e soprattutto io credo che ci sia uno scaricabarile di responsabilità. A questo punto, se c'è questo documento, beh, è il caso che qualcuno lo tiri fuori e lo porti al comune, e credo che il comune a sua volta debba in qualche modo garantire a questa famiglia la vivibilità in questa casa. Come? È mai possibile che in questo caso il sindaco della città non parli, non prenda posizione, non aiuti la famiglia o la curatela fallimentare, non ci sia un confronto tra le parti? Ecco, io credo che questa famiglia, che tra l'altro ha anticipato dei soldi, quindi il canone di affitto è stato pagato, perché mi sembra di capire che hanno anticipato dei soldi con dei lavori, e che poi ovviamente questi soldi vengono scalati dal canone di affitto, giusto, se ho capito bene. Beh, non è possibile vivere senza elettricità, non hanno il frigorifero, non hanno il forno. Sentiamo, Svevo Ruggeri. Da medioevo. No, ma è paradossale questo. Loro devono, di notte stanno con le candele, di sera devono stare con le candele, non hanno nessuno. Pericolosissimo, tra l'altro, anche questo, per la sicurezza, cioè può prendere fuoco in ogni momento la casa. Sì, è una situazione paradossale, soprattutto nel... Fai giornalista, bisognerebbe scriverne tanto di storia per aiutarli. Sì. Io non riesco a capire come nel... cioè, probabilmente c'è un discorso di scaricabarile, come stavano parlando prima, e di non voler prendersi le responsabilità. Le responsabilità che in questo caso possono essere anche contro legge, a quanto ho capito. Però è paradossale come nel 2024 bisogna pensare a un deus ex machina che interviene e risolve tutto. È un qualcosa che veramente lascia sconcertati. È una storia che si chiama burocrazia, perché ho l'impressione che è di questo che si sta parlando, visto che l'allaccio è arrivato a quelli a fianco e agli altri dopo di questa casa, ma non a questa famiglia, probabilmente per la mancanza appunto di un documento che non salta fuori, o perché ciascuno fa valere delle cose, non si capisce perché. Purtroppo quando ci sono contenziosi di questo genere qualcuno deve intervenire. Noi non, insomma, il dono dall'alto lo invochiamo solo per alcune cose, in questo caso si sa bene a chi ci si deve rivolgere, anche perché si parla di servizi essenziali, acqua, luce e gas, dove quando c'è un'abitabilità sono servizi che non devono mancare. Vengono anche derisi dalle persone del paese, professor Favaretti. Uno stigma sociale e una segmentazione sociale che mette diciamo gli emarginati da un lato e chi può permettersi di vivere in contesti normali dall'altro. Allora ritorniamo al contesto sociologico, a quella che è, cioè quando succedono queste situazioni viene meno ogni grado di civiltà, ogni comunicazione possibile se non quella funzionale per risolvere qualcosa che non può essere denunciato per... Certamente, la cosa più assurda appunto è che poi gli altri, invece di aiutarli, la stessa massima autorità della città dice faremo tutto in pochi giorni, se ho ben capito, però
forse si poteva da autorità invece fare un provvedimento e molto tempo prima. Da 2 anni che stanno così. Esatto, e questo cosa porta? Porta poi il cittadino comune, come nel caso precedente, a immaginare che allora loro siano in torto, che siano loro sbagliati, stupidi, non so, e che quindi debba funzionare in questa maniera. Quindi persone dovrebbero essere i nostri eroi, perché stanno pagando tutto, pagano anche anticipatamente i vari debiti, hanno messo dei pannelli solari, supponga loro spese, pur di avere elettricità in qualche modo durante certi orari, e vengono stigmatizzati. Noi, come vi ho promesso, non vi abbandoniamo. È possibile che nessuno ci abbia risposto, Monica? Ma non... Eleonora, solo Vito voleva fare una precisazione, ma soprattutto lanciare un appello. Sì, io volevo fare una precisazione, perché ci sono degli allacci in questo paese che dove non c'è no agibilità e vivono nei, o negli scantinati oppure nei locali a piano terra, che non c'è agibilità, non è una casa fatta a regola d'arte come questa, eppure hanno l'energia. E poi volevo fare un appello al sindaco. Io per tanti mesi ho cercato di avere un confronto col sindaco, solo un confronto, di dire cosa posso fare io, come mi posso dirigere, come mi può aiutare. Io sono andato anche agli assistenti sociali e non ho concluso ancora niente. L'assistenza sociale è andato a parlare col sindaco, mi porta all'ufficio tecnico, mi porta al dirigente, ma il dirigente dice cosa può fare il dirigente quando c'è la mano di qualcun altro che potrebbe darmi una mano. Vito e Santina e Eleonora chiedono un incontro, un faccia a faccia col sindaco, lo invitano anche a venire qui nella loro casa a vedere come vivono, quindi lo aspettano o comunque in qualche modo vogliono incontrare lui e quindi non passare più in questo momento, in questa fase, ormai sono passati 2 anni appunto dagli uffici tecnici, magari provare con lui a trovare la soluzione. Scusa, ma dovevamo parlare, ma non riusciamo a contattarlo? Con il dirigente comunale? Ditemi, c'è? C'è? Margherita? L'altro ne mama? Non mama? No, si accorcerebbe la filiera, insomma, se si riesce a dare un interlocutore a persone dignitosissime, tra l'altro. Complimenti, perché non state lamentando nulla, ma state denunciando un qualcosa che è di diritto, vi spetta, e dall'altro civilmente vi state proponendo come dei cittadini che vogliono interloquire con l'autorità competente per poter dire dove dobbiamo andare. La burocrazia è questa. Questo dovrebbe essere un esempio di famiglia italiana, persone per bene. Vedo una casa favolosa con l'albero di Natale, cioè questi dovrebbero essere i simboli a cui cercare di avvicinarsi. Le luci non si accendono. Esatto. Quello è vero. Però anche noi. Magari con i pannelli solari. Avremmo voluto vederle accese quelle luci. No, c'è poco. Questo dovrebbe essere il simbolo. Avremmo voluto vederle accese quelle luci. Quelle luci non sono state accese. Ma io cercando veramente di, in ogni modo, di danno psicologico, di tenervi, di aiutarvi. Spero che veramente possiate uscire diretto, presto indiretto. Da questo incubo. Diretto, indiretto. Certo, a lungo termine. Santina. Ma una soluzione tampone per un periodo in attesa che la burocrazia in un certo qual modo si sblocchi. Ora non c'è, da 2 anni che stanno così. Ci hanno anche detto potrebbero allacciarsi. Il dirigente non c'è. Pazienza. Tra l'altro un servizio a pagamento, tanto consumi, tanto paghi, sì, cioè vi do il servizio, ci pagate la bolletta, cioè non ci perde niente nessuno. Si tratta veramente... C'è. Allora, ingegnere Andrea, Ricchiuti, buongiorno, dirigente comunale area urbanistica del comune di Trani, grazie per essere collegato con noi, la ringrazio. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno, che risposte si possono dare a queste due persone, a questa coppia veramente di persone di grande dignità che stanno chiedendo aiuto in tutte le maniere? Sì, io ho seguito il vostro servizio, comprendo il disagio del signor D'Angelo, che è chiaro che vivere senza energia elettrica è un disagio non di poco conto. Devo però registrare delle inesattezze, perché rispetto alla richiesta di allaccio ad Amet, il signor D'Angelo ha proposto un ricorso al giudice. Il giudice, con una sentenza del settembre 23, ha rigettato il ricorso contestando l'agibilità, dichiarandola non valida. Quindi questo è
un elemento fondamentale, anche perché, ricordiamo, agibilità non valida significa impianto non conforme, significa pericolo e potenziale nocumento per la salute pubblica di chi vive in questi immobili. Sentivo in studio, le altre ville hanno l'energia elettrica, hanno l'agibilità, cosa che il signor D'Angelo purtroppo dovrebbe procurarsi con diciamo, un tecnico di parte e verificando la conformità dell'impianto elettrico. Impianto elettrico che tra l'altro, sempre in questa sentenza, che se volete posso mettere a disposizione, non risulta definita perché mancherebbero i requisiti dell'impresa installatrice. Io sto leggendo la sentenza del giudice ordinario di Trani. Però mi scusi. Anche in riferimento alle opere effettuate in più dal signor D'Angelo, sono obblighi della locazione. Il signor D'Angelo era obbligato ad installare i pannelli solari, ahimè. Io come comune posso, ripeto, acquisita l'agibilità, posso impegnarmi nel più breve tempo possibile a valutarla e a sollecitare il gestore dell'energia elettrica, che è l'azienda municipalizzata AMET, a fornire quanto prima... Ma perché l'agibilità ce l'hanno le altre villette che sono state costruite insieme e non quelle? Cioè, in base a cosa? No, perché ogni condomino, ogni proprietario ha fatto la propria agibilità per la propria unità immobiliare. Gli altri sono proprietari, il signor D'Angelo è un locatario. Sì, lo so. Il problema in realtà credo sia tutto nei rapporti tra la proprietà, quindi la curatela, e il signor D'Angelo. Però il contratto di locazione stabilisce in maniera chiara che il signor D'Angelo ha tutto il potere per presentarla in autonomia, l'agibilità. Leggo il contratto, articolo 7 della locazione. La puoi presentare in autonomia, l'hai fatto? L'agibilità come lo ha fatto, Vito. L'ha fatto. Io l'ho fatto questo, l'abbiamo fatto, ci abbiamo qui il certificato di conformità della corrente. È stato presentato al giudice, ma lei parlava del giudice, signor sindaco, ma il giudice lo sa che la parte ha preso dell'AMET, ha preso la parte dell'AMET perché è andato il dirigente a parlare col giudice, quando il giudice a me non mi ha fatto parlare dicendo le mie ragioni e quello che avevo io. Il mio avvocato si è difeso con le unghie, si è difeso dicendo come stanno le cose, ma il giudice ha fatto finta di niente. Poi ha messo un CTU, un CTU venduto pure, mi scusi se dico questa parola, però, ma il CTU Monica, non ha fatto il suo lavoro. Aspetta, allora, il giudice non è che ha un interesse a tenervi senza luce e nemmeno certo. La società, perché la società guadagna soldi se vi attaccano la luce, per cui... Probabilmente ci saranno state delle incomprensioni, ci sono delle incomprensioni, cerchiamo di farle emergere anche attraverso la trasmissione e cerchiamo di farci aiutare dal dottor Ricchiuti, che in maniera molto cortese oggi è in diretta con noi perché capisce la situazione così grave e lì bisogna intervenire da parte vostra, secondo me Ricchiuti, sia con la società e sia con l'avvocato del signor Vito per ritornare a parlare col giudice e spiegare che in realtà l'impianto può essere a norma perché l'agibilità, ma guardate, fa precedente, se un'altra villetta costruita nello stesso tempo dalla stessa persona, nella stessa maniera ha agibilità e l'altra non ce l'ha, capite che c'è un paradosso, no? Che c'è un problema proprio di carte bollate, non so come dire, ecco, per cui Ricchiuti, io veramente confido in voi. Sì, ma io ripeto, massima disponibilità da parte mia, ma avevo già detto al signor D'Angelo in diverse interlocuzioni personali, il giudice purtroppo ha rigettato, ha ritenuto invalida quell'agibilità, quindi io non posso non dar seguito a un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si risolve tutto presentando oggi una nuova agibilità, che è in autocertificazione tra l'altro, quindi abbastanza veloce, non serve un'autorizzazione comunale, noi la dobbiamo solo controllare a livello di completezza documentale, ma ripeto, è un problema non problema secondo il comune. Allora, cerchiamo, Monica, veramente ti chiedo aiuto di provare a intervenire anche tu come giornalista, di mettere d'accordo le parti, perché secondo me la soluzione veramente si trova, noi non abbandoneremo questa storia, la teniamo anche la settimana prossima insieme nella speranza che si possa concludere al più presto, che la luce possa
tornare da queste persone. Io vi ringrazio, sono quasi in chiusura, perdonatemi. Intanto grazie a Vito, grazie a tutti gli ospiti, grazie Vito e Santina, grazie anche al dirigente comunale. Lunedì ritorneremo su questa vicenda. Svevo Ruggeri.